Siamo nel 300 circa, quando infuria la persecuzione contro i cristiani da parte di Diocleziano. Roma è lontana da Siracusa, ma Vascasio, che comanda la città, applica con ferocia le leggi dell'imperatore. Lucia era una giovane di straordinaria bellezza, di nobile e ricca famiglia. Un giorno la madre Eutichia si ammala gravemente. La fine sembra vicina. A Lucia cristiana non rimane che pregare. Sant'Agata, martire di Cristo, intercedi per me presso Gesù affinché mia madre possa guarire. Mia madre è la mia forza. Essa mi ha avviato alla fede. Lucia, sono Agata, tua sorella in Cristo. Perché tu chiedi a me quello che tu stessa puoi concedere? Scuotiti, Lucia. Vai. Tua madre è già guarita e ora sta bene. Grazie, mio Signore e mio Dio. La mia vita sarà sempre consacrata a te. Aiutami, Signore, a superare tutte le prove che certamente mi aspettano. Ma tu sei nobile, Lucia. Non puoi servire uno come me. Gesù ha servito tutti, anche i peccatori. Ringraziamo insieme Gesù che ci ha dato questo cibo. Gesù vi vuol bene. Giocava sempre con i bambini. Lucia, sei venuta meno alla promessa di matrimonio fatta a me e alla mia famiglia. Io mi sento tradito. E tutto questo perché sei cristiana. Ti denuncerò al governatore di Siracusa. Lucia subì un lungo processo, confessò la sua fede in Cristo. Fu minacciata dal governatore, ma non cedette, rispondendo che l'animo suo mai avrebbe ceduto al peccato. Diede anche una risposta che è rimasta famosa. Non c'è peccato se non c'è la volontà di peccare. Che cosa avrà questo Cristo che rende eroi anche delle esili fanciulle? È veramente incredibile. Lucia, che forza che hai. Nostro Signore Gesù ti aiuti sempre. Io ho fede, tanta fede nella croce di Cristo. Spero di far vedere ai credenti e anche a quelli che non credono che Gesù è la vera luce del mondo. A coloro che offendono Cristo, toglierò l'accecamento della loro superbia. Sì, tu sei Lucia, cioè la portatrice di luce. E la luce per sempre irradierà da te. Lucia subì il martirio il 13 dicembre del 305. Dopo solo 7 anni, l'imperatore Costantino avrebbe inalberato la croce di Cristo. Lucia fu subito invocata come portatrice di luce, la luce della fede. Ma la pietà popolare la portò ad essere considerata protettrice della vista e degli occhi, una piccola lucciola che rischiara la notte. Nella tradizione siciliana dell'isola di Ortigia, Lucia è raffigurata contornata da colombe e quaglie, per una delicata leggenda fiorita nei secoli posteriori.